Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal sagrato di San Pio da Pietrelcina, della grande chiesa di San Pio. Oggi qui per leggervi un passaggio di una storia, ovvero di quello che racconta Maria Vinonska in un suo testo, racconta come reagiva Padre Pio a quanta gente si rivolgeva quotidianamente a lui. Ecco, Padre, fatemi la grazia. Maria lo scrive perché venne qui a San Giovanni Rotondo negli anni 50 e poi da qui è emerso questo testo, un testo che stampò nel 1956. Fatemi la grazia, voi potete tutto. Padre Pio si volge bruscamente verso quella donna che implora, con tono indignato. Insomma, figlia mia, tu mi stai dicendo che io sono una canaglia matricolata? Se posso tutto e non faccio ciò che posso, è questo che sono, una canaglia. E lei scrive, confessiamolo, che logica c'è? Assediato da tutti i lati, schiacciato dalle suppliche, Padre Pio si difende violentemente contro questo potere che gli si attribuisce di fare a sua volontà dei miracoli. Certo, Dio quasi mai rifiuta ciò che gli domanda quest'uomo, segnato dalle piaghe del figlio suo, ma queste piaghe significano ben altra cosa, un fiat totale, senza inclinature, un'identificazione perfetta della volontà dell'uomo con quella inscrutabile di Dio. Se Dio accorda ai suoi amici di oltrepassare le leggi della natura è perché nell'economia della salvezza tale è il suo piacere. Il miracolo è sempre ordinato al bene dell'anima. Il mestiere di taumaturgo, racconta Maria, è a doppio taglio e Padre Pio lo sapeva. Per questo disarmava vigorosamente gli entusiasmi troppo ingenui. Se fosse dipeso solo da lui, i beneficiari dei miracoli non si sarebbero certo ingannati sull'origine di essi. Buona gente, continuava poi Padre Pio. Non me, ma è Dio che bisogna ringraziare.